Ciao a tutti, sganciati da chi ti fa soffrire in amore. Questa è una cosa fondamentale. Spesso, allora, se noi restiamo agganciati a persone che ci fanno soffrire, soffrire cosa vuol dire? La sofferenza è un meccanismo interiore, non è la sofferenza in amore è un meccanismo interiore. Se tu soffri perché una persona ti lascia e non riesci a superare questa cosa, è ovvio che questa paura di fatto non ha nulla, questa sofferenza non ha nulla di razionale, perché se una persona ti lascia, il pensiero che dovrebbe automaticamente scattarti è poverino, poverina, non sa quello che si perde, avanti un altro o un'altra, col prossimo andrà meglio. E invece, quando ci si accanisce, si cerca, è giusto cercare di riconquistare qualcuno. Ma se diciamo abbiamo notato che c'è qualcosa, c'è stato qualcosa, qualche nostra magari negligenza, ma non dobbiamo trasformarci per conquistare qualcuno. Anzi, dobbiamo tenere presente questo, che spesso quando veniamo lasciati è quando diamo troppo, non quando diamo troppo poco. Cioè, anche quando si dà troppo poco, ma se questo troppo poco si prolunga molto nel tempo, altrimenti è molto più probabile che veniamo lasciati quando diamo troppo, perché andiamo a saturare la parte emotiva, non diamo più emozioni e quindi l'altra persona emotivamente si va a agganciare chi gli dà di meno, fondamentalmente. Perché dare di meno è comunque una distonia, è comunque un amplificare turbamenti. Cioè, i turbamenti sono cose che la parte logica ritiene negative, la paura del rifiuto, dell'abbandono, disistima, il timore di essere giudicati male, e sono questi che però alimentano nella maggior parte delle persone, in un modo o nell'altro, per un verso o per l'altro, la sfera emotiva. Quindi, se tu ti agganci proprio su chi ti fa soffrire, significa che questi turbamenti devi andare a chiuderli. Vuol dire che li hai presenti, quindi devi vedere quest'altra persona come una situazione per eliminare, diciamo così, dei turbamenti presenti dentro di te. Non c'è altro modo. E quindi la cosa fondamentale per poter sedurre, per poter conquistare qualcuno, è sganciarsi dalla dipendenza emotiva. Se non ti sganci dalla dipendenza emotiva, non riuscirai mai a conquistare nessuno, perché ti alimenterai proprio del nulla, ti alimenterai proprio dell'indifferenza, del fatto che una persona non ti tiene tanto in considerazione, che è poco disponibile. Quindi questo è fondamentale ed è un lavoro che devi fare, devi partire da te stesso, da te stessa. Non puoi imputare ad altri la tua sofferenza per amore. Cioè, è assurda la frase "mi sta facendo soffrire per amore", perché se in realtà sei tu che soffri, lui o lei al più ti potrà lasciare, potrà non essere disponibile. Ma a quel punto lì, se tu non fossi dipendente, gli diresti: sai che c'è che arrivederci e grazie, come dire, thank you and goodbye, come dicono gli americani. E quindi questo è quello che andrebbe fatto. E per cui devi vedere la tua sofferenza in amore come un indicatore che ti permette di poterla superare. Superarla significa poi sganciarsi da chi ti fa soffrire, e sganciarsi vuol dire mandarla a stendere. Se poi questa torna perché tu gli hai dato indifferenza, a quel punto lì potrai comunque esercitare il libero arbitrio, scegliere se riprendertelo oppure tenertelo così, oppure guardare oltre. Spesso è molto meglio guardare oltre, quando guardiamo oltre poi troviamo storie molto più appaganti. Però dobbiamo fare questo lavoro su noi stessi di sganciamento, andando a eliminare questi blocchi, e la nostra parte emotiva sa esattamente quali sono, che ci tengono impantanati, potremmo dire, in una storia che non ha più nessun senso, perché ci produce più sofferenza che piacere. Per questo video è tutto, ti ricordo che 24-25 giugno terrò a Savona un seminario su ipnosi regressiva a vite precedenti, seduzione e programmazione neurolinguistica. Se sei interessata o interessato, il riferimento è il 333 15 11 703. Inoltre ti ricordo di iscriverti al mio canale perché potrai vincere dei corsi gratuiti con me. Ciao!